Ma sembra un certo effetto svegliarsi con questa panorama. I just know it can't be over. I can see it in your eyes. Raga, benvenuti a questo nuovo episodio a Montreal. Oggi è il nostro ultimo giorno in città. Ora sto aspettando le 7. Che alle 7 posso fare colazione? Stavolta non mi sbaglio, che ieri ho speso veramente tantissimi soldi a fare colazione. Ho mangiato tipo sempre. Ma più che altro ero sveglio da veramente troppo tempo. Oggi ci vediamo un po' le ultime cose di Montreal. Vediamo un po' la vista e proviamo a finirsela, anche se la vedo dura perché è veramente una città enorme. Avere la colazione gratis è davvero un ottimo modo per risparmiare. Poi lì tra waffle e muffin c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Essendo l'ultimo giorno a Montreal e non essendo una persona molto organizzata, provo a prendere il biglietto per la prossima destinazione online ma senza riuscirci. Quindi vado agli uffici di Megabus e lo compro lì. Ok ragazzi, sono riuscito a fare il biglietto per fortuna. Il costo è di $90, 67-68 euro, che è un pochino, però vabbè, ormai avevo tutto prenotato. Wow, stanno costruendo un sacco di grattacieli. Se ve lo state chiedendo, la prossima destinazione è Toronto. Ci sono diversi mezzi per spostarsi tra il Canada, ma è tutto molto distante. Ora che ho il cappello davvero folk americano, sono contento. È una figata. Wow. Spero un po' di souvenir. Però è troppo bello questo stile. Wow. Comunque dei mezzi di trasporto ne parliamo nel prossimo video. Ora andiamo in esplorazione in una nuova zona. Raga, adesso sono qui vicino al quartiere di Little Italy. Andiamo ad uno dei mercati importanti di Montreal. E non può assolutamente mancare un brunch da Tim Hortons, il posto che in assoluto vedrete di più all'interno di questi video. È sempre una figata Tim Hortons. Bello. Bello, bello. E continuiamo il nostro giro per il mercato di Gin Tallon, uno storico mercato all'aperto con numerosi prodotti agricoli da forno, carne, formaggio e pesce. Ed avevano anche i pastei de nata, non so se ve li ricordate. Raga, adesso siamo tornati a Mont Royal, che voglio andare a vedere la bella vista sulla città. Non ho trovato un bus, quindi me la faccio a piedi, non è un problema. Il vero problema di non avere una sim locale è che spesso non sapevi i mezzi da prendere per raggiungere un posto, quindi dovevi pianificarli prima. Per questo mi sono praticamente scalato una montagna. Ma raga, è una figata, praticamente non hanno più valvista in mezzo ai grattacieli e vengono qui, che praticamente stai in montagna. Sei enorme questo posto. Wow. Vi dirò che l'assenza di internet non mi è dispiaciuta affatto, è stato un po' fare un internet detox, in mezzo alla natura. Pensate che tutti gli alberi erano di acero, essendo in Canada. Ah raga, ce l'abbiamo fatta, con molta fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, crepa di caldo. Pensate che con un Uber ci avrei messo probabilmente 10 minuti. Che vabbè, non ci ho messo tanto però, mamma mia. Ragazzi, ci sono perfino dei bambini. Io spero che non abbiano fatto il percorso che ho fatto io e sono lì easy con io che sto mezzo morendo. Che faticaccia. Comunque siamo arrivati. Ragazzi, sono finalmente in cima alla vista più bella di Montreal. Raga, sono qui dentro a rilassarmi. Tutto portato c'era la wifi, secondo me è top idea mettere la wifi qua. Però siccome c'è troppa gente prende un po' smiozzo. Devo andare a mangiare. Alla fine ho constatato che probabilmente la strada che ho fatto io era la più lunga e la più difficile. C'era una scalinata per raggiungere il posto. Ma nessun problema, è stato comunque molto divertente. I've tried to fill the void that's broken me apart so many times. Raga, sono venuto a mangiare un fast food
canadese. Però è grande il panino, non è molto grande. Peccato, peccato. Ci sono anche le poutine. E ancora sta schifezza. Raga, pranzetto niente male. Se me ne fosse un fast food, la carne era veramente buona. Ho speso un pochino, ho speso 14 euro. Però dai, ci stava. Una cosa che mi ha molto affascinato della città è che c'è veramente molto da fare, perfino una fontana per bagnarsi nelle ore più calde, pazzesco. Dopo ciò prendiamo la metro e finiamo nell'isola per vedere un altro dei punti panoramici più belli della città. Raga, comunque idea geniale mettere delle sedie qua. Uno sta qui, si rilassa, si guarda il caos della metropoli. Nell'isola di Montreal c'è veramente tantissimo da fare. C'è un parco giochi in stile Gardaland, un'altalena e altre varie cose. E se volete fare un tour in barca ma non volete spendere soldi, potete prendere il traghetto al costo di 5 dollari. Alla fine sono venuto nella barca. Il prezzo per prenderla, adesso non c'è resistente, è di 5 dollari e 50. Quindi più o meno 3 euro e mezzo in teoria. Invece da quello che ho capito, se sei residente, se hai l'abbonamento mensile, dovrebbe essere gratis forse. È stata sicuramente una bellissima esperienza. Quindi al porto, oltre questa traghetta, i jet ski, le moto d'acqua. Wow, quando sono stanco. Qui alla mia sinistra c'è il Cirque du Soleil, che però praticamente ha guardato il mio amico anziano musicista i biglietti stamattina e ha detto che costano 500 dollari. Cioè, wow, fuori di testa. Sicuramente deve essere un'esperienza magnifica, però wow. E la cosa che vi consiglio più di fare a Montreal nel pomeriggio d'estate è sicuramente di andare nel vecchio porto, perché ci sono tantissime attività e cose da fare. Ok raga, in queste ore è del quasi tramonto, in estate a monte sicuramente è da stare in questo posto, nel vecchio porto. Ci sono veramente tantissime attività da fare. Tutto un po' costosino, tipo questo costa 18 euro. Si sta divertendo un po'. Come dicevo, al tramonto la città prende tutta un'altra faccia, ogni quartiere è pieno di persone. Non mi sono fermato in troppi locali e ristorantini perché da solo è un po' triste. È una delle poche cose brutte di viaggiare da solo. Ormai riesco a orientarmi bene, abbastanza, per i quartieri che ho visto. Probabilmente mi manca ancora molto. Però ho visto veramente tanto, sto camminando da stamattina, sono stato molto a casa. Alla fine è meglio così, anche perché è l'ultimo giorno a Montreal. Perfino Chinatown si riempie di persone e di musicisti di strada. C'erano anche canzoni in italiano. Sospira così, che fatti. Mi fanno tutti i complimenti per la maglietta di Stranger Things. La notano tipo tu. Wow. Lo Stella era bellissimo anche la sera e ti dà la possibilità di conoscere davvero tantissima gente. Avevo anche la zona aperitivo. Così con il mio amico thailandese del giorno prima e un nuovo amico francese veniamo a far serata, a bere qualcosa e nelle giostrine dei bambini. Una serata pazzesca. Alla fine gli ostelli sono l'alloggio migliore se viaggiate da soli, perché vi danno la possibilità di conoscere veramente gente da tutto il mondo. E ragazzi, anche quest'oggi il video finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento o mi piace. E magari iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Ci vediamo con un prossimo video in una nuova destinazione, Toronto.